tanti anni e qui nella nostra parrocchia, nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Siracusa, ha preso vita un'attività di studio sul paesaggio, sul rapporto tra urbanizzazione e paesaggio, tra città e campagna. E chi vive in Sicilia si rende conto che proprio i processi di urbanizzazione sono legati agli aspetti più critici della nostra storia. Non possiamo come comunità cristiana fare a meno di interessarci a questo aspetto della realtà che è l'urbanizzazione selvaggia del nostro territorio. Nell'enciclica, nella Laudato Si, il Papa ci invita a vivere la città come uno spazio condiviso con gli altri. Il termine ecologia integrale è proprio della dottrina sociale della Chiesa e indica questo binomio uomo e ambiente, l'uomo che si prende cura dell'ambiente. Allora, cosa vuol dire per la mia comunità e per me ecologia integrale? Per me vuol dire prendersi cura delle fragilità, la fragilità biologica che è quella degli uomini, degli animali e del creato. Ed è soprattutto la fragilità biologica, è quella fragilità che appartiene agli emarginati, ai poveri, agli anziani, ai ragazzi che non hanno un futuro. Oggi Siracusa, la mia città, cresce, ma non crea spazi urbani belli, pieni di diritti o di realtà vivibili, ma si ampliano le periferie, dove non vi è bellezza, dove non vi sono mezzi di trasporto, dove anche le strade si allagano, dove non vi sono scuole sicure qui di Siracusa. Vedo i ragazzi che crescono intorno a me che non hanno intorno a sé quasi nulla, non vi sono biblioteche, non vi sono centri culturali, c'è la parrocchia per fortuna, ma questo non basta. E tanti ragazzi a Siracusa lasciano la scuola precocemente, c'è un abbandono scolastico che tocca punte dell'11-12%, vuol dire che vi è tanto degrado. E poi non vi è più campagna, e non vi è più tanta agricoltura, non c'è più un mare dove tutti possiamo avere accesso perché il mare è espropriato dai privati. Allora, ecologia integrale vuol dire prendersi cura della fragilità, prendersi cura dei giovani, degli anziani per i loro diritti, ma vuol dire anche prendersi cura degli spazi incontaminati e dove è indeterminati, e dove ognuno arriva e dove ognuno può creare solidarietà, amicizia, prendersi cura di queste cose e lottare perché la città diventi sempre più democratica.